Noi dobbiamo portare l'Europa a parlare più di crescita e non solo di austerity. Giusto tenere sotto controllo i numeri, il bilancio. Alexis lo ha detto a proposito del deficit. Non si costruisce una prospettiva di sviluppo sul deficit, perché alla fine pagheranno le generazioni dopo. Quindi è giusto che ci sia un'attenzione ai numeri, ma contemporaneamente più crescita, più investimenti, più educazione, più ricerca, più cultura in Europa. Questo è ciò che serve a indirizzare la politica economica europea. È una battaglia non facile, è una battaglia che nel semestre italiano ha visto i primi risultati. Piano degli investimenti di Juncker, comunicazione sulla flessibilità, QE della Banca Centrale Europea, rapporto tra dollaro e euro. Piano piano qualcosa si muove. Questa è una battaglia, è un grande tema, è un grande campo di discussione. Su questo campo di discussione io credo che oggi ci sia la stragrande maggioranza dei cittadini europei. Il mondo chiede all'Europa di investire sulla crescita e non sull'austerity. Ce l'hanno detto a Brisbane, in Australia, i leader del G20. Lo abbiamo detto durante il semestre, continueremo a dirlo e questo sarà importante. Poi c'è un secondo tema che riguarda la situazione dei nostri paesi. In tutti i paesi occorre investire sulle riforme. Combattere la corruzione non è giusto perché lo chiede l'Europa, è giusto perché è giusto, punto. Combattere l'evasione non è giusto perché lo chiede l'Europa, è giusto perché è giusto, punto. E noi queste cose ciascuno di noi le deve fare, dalla Finlandia fino all'Italia o a Malta.